Sequestrato a Napoli, nel quartiere di Pianura, uno studio medico abusivo dove un finto dentista effettuava visite odontoiatriche senza abilitazione. In particolare, gli agenti della Guardia di Finanza hanno sorpreso il sedicente medico che operava sui pazienti, privo di titolo di studio e della relativa abilitazione. Oltre al locale, sequestrata anche strumentazione medica di diverso genere, come una poltrona da lavoro, apparecchiature e materiale da uso odontoiatrico, referti radiografici e decine di fiale di anestetici. Denunciato il 56enne napoletano per esercizio abusivo della professione medica e per violazione delle leggi sanitarie, colto sul fatto mentre effettuava una visita ad una paziente. La posizione del falso medico è ora al vaglio delle fiamme gialle per approfonditi controlli anche ai fini di antievasione.